Ciao ragazzi, benvenuti a un altro video, sono sempre io, il vostro Marco. Oggi proviamo delle cuffie di Nomad, si chiamano DivaCore. I ragazzi sono stati così gentili da mandarci anche un bellissimo adesivo e un piccolo demo illustrativo con tutte le caratteristiche di queste cuffie che adesso vi elenco. Abbiamo ovviamente un suono stereo, abbiamo la possibilità di avere ben 15 ore di autonomia e sono molto piccole, adesso ve le faccio vedere, e hanno una custodia per la ricarica molto carina che offre ovviamente una batteria al suo interno per tenerle sempre cariche. 24 mm è la misura della capsula, quindi veramente piccina. Facciamo un unboxing, andiamo ad aprirle. Abbiamo all'interno, caspita, davvero piccolina. Sembra la scatolina di un paio di cuffie molto famose di cui non faccio il nome. Sotto qui invece abbiamo, vediamo che cosa ci riserva questa scatolina. Ah, niente, abbiamo un piccolo cavetto micro USB per la ricarica, marchiato, quindi mi piace. Abbiamo poi quattro gommini, piccoli e grandi, i medi credo siano già montati. E poi abbiamo, ecco, questo qua invece ci interessa, questo ci spiega come accoppiare la cuffia, si illuminano anche, tra l'altro si vede anche dalla confezioncina. Press to open, è un adesivo ovviamente, dopo si può rimuovere. Sul retro invece abbiamo il modello con il marchio e azienda francese, tra l'altro, ovviamente prodotte in Cina. Un piccolo LED che si illumina di blu per la ricarica, connettore micro USB, press to open, voilà, eccole qui. Le cuffiettine sono veramente, veramente, guardatele così, veramente lillipziane. Non è un tastino questo qua nero, ah no, è un tastino, vediamo l'altra. Assolutamente identica. Ecco, quando si appoggiano, tra l'altro, diventano rosse per indicare il loro stato, che si vede anche da fuori. Questa è una cosa carina. Per ricaricarsi utilizzano dei pin dorati che sono sia presenti sulla cuffia che ovviamente sulla scatola dove c'è il foro. L'alloggiamento non è solidissimo, è abbastanza traballante, ma una volta che andiamo a chiudere la scatola, come vedete, vanno in posizione e non, sentite qui col microfono, non fanno nessun tipo di traballamento né di rumore fastidioso. È un po' dura la scatolina da aprire, vedete che faccio abbastanza fatica anche da richiudere, ma forse perché è semplicemente nuova. Vediamo come stanno all'interno dell'orecchio. Questo è R, quindi il right. Ovviamente va posizionata, questa è la parte alta. Vediamo se nelle mie orecchie, che sono da sempre nemiche delle cuffie, ci stanno. No, ragazzi, mi escono, devo mettere un gommino più piccolino. E ho dovuto leggere quello che avevo snobbato prima, cioè le istruzioni, e infatti ci dice che la cuffia non deve stare così, ma deve stare in questo modo, quindi avvitata. Vi faccio vedere come si fa. La cuffia la prendiamo, la parte più cicciotta deve stare in basso, la inseriamo nell'orecchio e poi dobbiamo avvitarla in modo che la parte dell'orecchio la tenga dentro. Vi assicuro che adesso non ci sento più niente da questo orecchio, e metto anche questa qui così vedete come sto. Tac, ecco, una volta avvitate sono praticamente molto molto stabili. Vedete che la parte del lobo dell'orecchio la tiene ben salda. Tra l'altro, una funzione molto interessante di queste cuffiette, che si possono usare anche per fare sport, è la modalità chiamata, loro la chiamano modalità sport. E in sostanza, facendo triplo tap sui tastini degli auricolari, sentiamo anche quello che c'è intorno, oltre alla nostra musica, in modo da sentire clacson, automobili, gente che strilla, che stiamo passando col rosso, eccetera, eccetera. E quindi una funzione in più. Adesso le abbino, normalmente di default suonano contemporaneamente, quindi suonano in stereo. Volendo posso dividere l'acquisto di queste cuffie con ad esempio un amico o una persona cara,
e si possono abbinare la destra con un telefono e la sinistra con un altro telefono, in modo da avere due auricolari indipendenti solo esclusivamente per le chiamate. Ovviamente facciamo un esempio: esco, mi porto il mio auricolare e ricevo una chiamata, lo indosso, posso fare le mie chiamate. A sera arrivo io, la mia moglie, la mia morosa, chiunque sia, le inseriamo nella custodetta per la ricarica, il giorno dopo ognuno di noi ha la sua cuffietta. È un utilizzo che non credo faccia nessuno, anche perché solitamente gli auricolari si usano in paio, però è una soluzione comunque possibile. Adesso accendo e le abbino, ascolto un po' di musica e vi dico come suonano. Ragazzi, sto sorridendo perché ho provato la funzione sport in casa e è fenomenale. Ho provato a schioccare le dita così, di qui, di qua, e sentite veramente da dove proviene il suono, quindi l'ho fatto scrocchiare davanti, lo sentivo da davanti, sopra la musica. E è una funzione, secondo me, fighissima, che hanno ben pochi auricolari. E ho provato anche a spegnere del tutto la musica, camminare per casa e sentire il rumore addirittura delle ciabatte sul tappeto, dei rumori veramente che di solito non... Insomma, non ci faccio caso, ne ho sentiti strani, diversi, più enfatizzati. Ovviamente c'è anche un minimo fruscio di fondo, perché i microfoni sono comunque in azione, sono con una sensibilità ben più alta di quella che normalmente utilizzano per sentire solo la voce durante le chiamate. A proposito di musica, suonano bene, non sono stato particolarmente colpito da alcun aspetto, quindi un suono bilanciato. E non ci sono bassi troppo pronunciati e non ci sono note che gracchino nemmeno con il volume al massimo, volume che non è altissimo perché ovviamente rispetta la normativa europea sugli auricolari. Non sono cuffie da audiofilo, quindi non hanno una capacità di riprodurre frequenze sopra i 20.000 Hz e sotto i 16 Hz. Resta il fatto che sono perfette per essere utilizzate con musica compressa, con MP3 e per fare le chiamate ovviamente anche. È un prodottino carino, non ho ancora testato ovviamente la durata complessiva, ma date le 15 ore di musica con metà volume, mi aspetto che musica ad altissimo volume, comunque sopra il 70%, dovrebbero durare almeno 10 ore. Ovviamente 10 ore è la durata complessiva, non di ascolto prolungato, ma di magari ascolto di 2 ore, poi le inserisco nel case e si ricaricano, poi ascolto altre 2 ore e via dicendo. La scatolina tra l'altro è fatta in un bel materiale opaco, antiscivolo, ed è disponibile anche in colore nero. Esiste anche una seconda versione che si chiama Nomad Plus e offre sostanza una scatola un po' più cicciotta, adesso vi metto una foto in sovraimpressione, che fa anche da power bank di emergenza per il nostro telefono. Ho preferito farmi mandare questa versione perché è più compatta e sinceramente la preferisco, visto che di power bank credo di avere 2 armadi pieni ormai. Ogni tanto, tra l'altro, settate, non so se quando le simo... Ah, ecco, vedete. Credo lo facciano da sole. Ecco, ogni tanto lampeggia la lucina rossa su entrambi gli auricolari ad indicare che sono in carica. Ho ascoltato musica per una mezz'oretta, quindi adesso si stanno caricando entrambe. E non vi ho detto una cosa, ossia che questo LED anche lui ha dei colori, sia rosso che blu, e sia normale che lampeggiante, indicare le varie fasi della ricarica. Ve le consiglio se cercate un prodotto alternativo ai brand più famosi come le AirPods oppure le cuffiette di Bose. Il prezzo è interessante, vi inserisco il link in descrizione se volete acquistarle. Ragazzi, a presto con DivaCore Nomad dal vostro Marco Tognoli. Ciao!